Eccoci qua, pronti con Megaton Musashi Wired, pronti a continuare le avventure di Yamato nella difesa del pianeta Terra. Dunque, che incarichi abbiamo? La scorsa volta abbiamo, oltre ad aver utilizzato anche Reiji Amemiya, e con il suo Arthur, che era un fantastico rogue alato, abbiamo anche parlato con Asuna. Le abbiamo spiegato che comunque non siamo interessati, ma in realtà lei era posseduta dalla principessa degli alieni. Che comunque la principessa sembra che voglia avere un dialogo con gli umani, ma la madre ha detto no, tu devi scendere sulla terra, conquista, ammazza tutti e via. E sta uccidendo, infatti, gli alieni stanno uccidendo i piloti dei Rogue per avere vita più facile con l'invasione. Abbiamo parlato con Asuna, quindi ora dirigiamoci dal signor Akamada nell'aula d'arte. Il professor Akamada ha raccolto il pugnale che hanno usato gli alieni per tentare di ucciderci. E col quale hanno ucciso effettivamente alcuni piloti. Quindi vediamo che cosa succede. Magari vuole parlarci di questo pugnale. Anche perché quando l'ha raccolto, però, ha fatto una faccia un po' particolare. Sembrava soddisfatto. Come va, prof? Sai che mi occupo del club di arte? Sì, lo so, ma speravo che potessi nutrire un qualche interesse anche per l'arte. Cosa? Entrare nel club di arte? No, non se ne parla. Prof. Akamada? Eccola, Asuna, che è ancora sotto il controllo della principessa. Ma quindi Akamada fa parte degli alieni? Però Asuna è interessata ad entrare nel club di arte. A questo punto credo che non abbiate più bisogno di me. Buona fortuna con il reclutamento, prof. Ci sono molti banchi per essere un'aula che ha bisogno di studenti. O meglio, una classe che ha bisogno di studenti. Principessa, cosa sta facendo? Quell'uomo è... Yamato è la mia preda. A dire il vero, ho cambiato idea. Ci vediamo. Anche tu come me sei un assassino, Xaidol, vero? Io sono Iblim. Devi sapere una cosa su di me. Detesto le persone che mi ostacolano. E questo vale anche per i colleghi. Sazant! Prova a sfiorare la principessa e te ne pentirai! E beh, bravo, ha ragione. Quindi, nonostante siano dello stesso pianeta e lei sia la principessa, lui non sa che è la principessa. Perché non gliel'ha detto lei, ovviamente. Quindi potrebbe essere stato lui a uccidere uno dei piloti, quello che abbiamo visto a inizio episodio della scorsa volta. Però tutto è come prima. Eccolo. Oggi mi piacerebbe ricominciare da zero con tutti voi. そうだった。ほら、ご苦労さん。Mi chiedo però se gli assassini, o meglio, gli abitanti del pianeta Xaidol e quindi gli assassini, quelli che fanno gli assassini, sanno chi è la principessa. Non sanno forse chi è sulla Terra, ma non possono sapere chi è se c'è la sua presenza, ovvio. Atsu, venire in negozio, perché? Credo che andrò a controllare. Sì, ero un po' sorpreso. Ah, abbiamo gettoni e storie secondarie. Durante il gioco potresti imbatterti in alcuni gettoni speciali. Puoi controllare la quantità e tipo di gettoni dalla scheda storia secondaria dell'app Incarichi. Ah, le storie secondarie sono episodi in cui puoi vedere uno scorcio della vita quotidiana di Yamato e dei suoi amici. Puoi sbloccare un episodio di una determinata storia secondaria raccogliendo 4 gettoni uguali. Ogni storia secondaria ha un proprio gettone diverso, quindi cerca di raccoglierne il più possibile. Benvenuto, Yamato! Io, dov'è Hatsu? Merito di venire a Tendoya. A dire il vero, ho chiesto io alla signora Tendo di dirti di venire qui. Volevo farti sapere che vendono dei nuovi articoli qui a Tendoya. Ah, sì? Avete nuovi piatti nel menù? Articoli, non piatti. No, ho iniziato a vendere accessori con cui decorare la tua cabina di pilotaggio. Accessori? Ma questo è un ristorante.
È solo un'idea che ho avuto. Magari decorare la cabina di pilotaggio potrebbe risollevarti un po' il morale. Ovviamente non posso esporre la merce, quindi chiedi pure se vuoi dare un'occhiata. Va bene, ma la cabina di pilotaggio quando entriamo per riparare magari una parte del rogue? Accessori, temo di non essere molto interessato. Ma certo, non c'è problema. A proposito, conosci il negozio di hobbistica a nord? Vendono roba parecchio interessante, te la consiglio vivamente. Ok, potrebbe essere interessante. Vediamo un po'. Sì, però. Boh, non è che mi ispirino molto e costano un sacco di soldi, tra l'altro. Quindi mi dispiace, Himari Kitane, ma per stavolta passo. E penso che andrò a controllare il negozio di hobbistica a nord. Yo! E questo? Un gettone? Può essere. Ah, francobollo, ok. Gettone mega, metalli scarti. Ah, quelli non li avevo visti, volevo entrare, ma c'erano oggetto lì davanti. Buono. Ah, è lui! Benvenuto! Per cosa mi stai dando il benvenuto? Perché questo è il mio negozio, il magnifico romando. Quindi la roba parecchio interessante erano giocattoli? Modellismo, carino il modellismo. Mi occupo di molte altre cose oltre ai giocattoli. In effetti vendo anche delle calcomanie per i rogue. Ah, tipo quella di Koma-san! Potrebbe essere interessante. Delle calcomanie? Tipo gli adesivi su un aereo. Servono a rendere i rogue più forti? No, ma l'aspetto di un rogue è altrettanto importante. Gli dà un tocco romantico. Sì, ok. Romando. Va bene il romanticismo, ma è qualche oggetto che possa renderlo più forte. Certo, in questo caso dovresti parlare con Sayaka. Ora sì che si ragiona. Grazie per aver fatto visita al mio negozio. L'impiegato Shuji Maki, va bene, può riverniciare nel laboratorio. E lui? Voglio fare in modo che il negozio della scuola accetti ordini per Baia dell'Oblio. Per semplificare la vita agli studenti piloti, sai, siamo in due veramente. Forse, vabbè, sì, anche con Reiji che è diventato un pilota a tutti gli effetti ora. Puoi trovare qualcuno che possa vendere gli oggetti per me? Va bene, posso provarci. Qualcuno in città. Questo è un incarico per la storia, quindi. Prova a chiedergli come puoi aiutarlo. Potresti essere in grado di raggiungere alcune aree che prima erano inaccessibili. E puoi vedere una lista degli incarichi disponibili con Y. Y ti condurrà alla destinazione, va bene. Però prima, qui cosa c'è qui? Ok, 10 crediti. Allora, non ci sono delle calcomanie che mi ispirano particolarmente. Oh, emblema del lupo. Ok, beh, questo mi interessa. Boh, è per dire, costa un pochettino, però magari se ci arriviamo. Ho trovato tracce aliene. E francobollo di Akamon. Provo a parlare con Akamon, magari. Makoto Osanain. Chi sei, eh? Stai cercando un artista di decalcomanie? Beh, sono abbastanza bravo a disegnare. Ma io? Delle decalcomanie? Va bene, lo farò. Così, subito. Per i miei compagni di Baia dell'Oblio. Pilotare era tutta la mia vita, ma se posso ancora essere utile, lo farò. Devo parlare con Koichi. A quanto pare, se porti con te un gettone delle sale giochi Mega, ti porterà fortuna. Non so chi abbia messo in giro la voce, ma è il motivo per cui molti clienti violano le regole e si portano a casa i gettoni. E come se non bastasse, quel tipo di gente è sempre pronta a passare alla diceria successiva. Sai quanti gettoni ho trovato per terra solo questa settimana? Ah, perché allora non possono semplicemente riportarli al negozio? Anche quelli della panetteria qui accanto mi hanno appena rimproverato. Mi hanno detto di ripulire tutto questo disordine. Sono già sul filo del rasoio con loro, con tutti i delinquenti che gironzano intorno alla sala giochi. Se trovi qualcuno di quei gettoni lo prenderesti per me? Ti ripagherò. Va bene. Cercherò di recuperarne qualcuno anch'io. Ah, i gettoni questi così, che bello! E posso anche prendere parti per dei rogue. Vediamo un po' allora, ho raccolto un po' di roba, comunque. Però non abbastanza a quanto pare. Raccogliene 4 per proseguire la storia. Emblema del leone. Ah, beh, questo mi sembra interessante, eh. Allora, un cristallo di materite lo prendo. Materite pura, vai. Ok, questo mi pare interessante. Queste sono cose interessanti, effettivamente. Quindi ora bisogna. Ok,
Andare nei laboratori all'hangar dei Rogue. Ecco qua il nostro bel robottone. Yamato, hai bisogno di qualcosa? Duke mi ha detto di parlare con te per gli aggiornamenti per il Rogue. Le notizie volano. Stavo giusto pensando di parlarne con te. A proposito di aggiornamenti, abbiamo aggiunto un altro Rogue di classe Megaton. In futuro saremo in grado di fare sortite con due Rogue Megaton. Oh, ok. Cosa vuoi dire? Noi piloti di Megaton siamo solo in tre. Abbiamo un nuovo pilota. Dovrei collaborare con lui durante le missioni. Di chi si tratta? Avete intenzione di presentarci? Questo pilota non è sotto il mio comando, quindi le presentazioni dovranno attendere. Sul serio? Che scocciatura. Oh, pronti per la missione? Un assalto? Sembra di sì. Presto, Yamato, preparati per una sortita. Lo chiamo Green Asa. No, questo è Asu. Green Asa. Penso che Arthur si scriva così. Non ne sono sicuro, Che vada bene o no, si chiamerà così ora il Rogue. Green Asa. E bene, possiamo andare allora. Quella signorina cosa c'ha per me? No, dimmi queste tracce aliene. Ti pagherò. Ti ripagherò, che è diverso. Sei la mia salvezza. Va bene, tracce aliene ne ho trovata una. Come procede per ora? Ah, mi dà queste cose qui. Macismo. Wow, che bello. Abbiamo anche. Oh, queste delle nazionali. Ma questa cos'è? Ah, però posso comprare del minerale di materite? O comunque cristallo. Vabbè, prendiamo il cristallo, dai, l'ho trovato solo una traccia aliena. C'è un bel po' di roba. Carino, molto molto carino. Comunque, salve, sono qui per affrontare delle missioni. Abbiamo cavalieri bianchi e stirpe di V che serve per avanzare nella missione, nella storia. Quindi farei cavalieri bianchi che è di rango 6 prima e poi farò anche l'altra. Ecco cosa sappiamo. La squadra di ricerca ha preso contatto con forze Draktor. La squadra si è già ritirata, ma la presenza dei Draktor ostacola il loro lavoro. La tua missione è respingere i nemici dalla zona. Ricevuto. Anche se mi sembra che stiamo andando avanti con la storia lo stesso, sembra che anche l'altro pilota si stia preparando. Sì, abbiamo saputo che anche lui andrà in sortita. Due rogue di classe Megaton. Questo dovrebbe darci un netto vantaggio. Chissà se si possono cambiare magari quando uno sta per esplodere, tipo, che è tutto rotto e non riesco a ripararlo. E scambio con l'altro che magari è a piena vita e intanto l'altro si ripara. Ehi, avete saputo del nuovo pilota? Sì, non sono riuscito a scoprire molto, ma a quanto pare è piuttosto bravo. È diventato pilota senza passare da nessun test o selezione. Questo lo dici tu. Ah sì, ma chi accidenti è questo buffone? No, ricevono danni anche gli altri, ricevono danni nello stesso momento. Così è questo il nuovo pilota di Rogue, eh? A quanto pare. Non riusciamo a parlare con lui, i canali di comunicazione sono disattivati. Dimenticatevi di lui per ora, o saremo nei guai. Ok. Bene, portiamo il nostro amico a fare due passi. È bravo lui, eh? Che roba è questo? Oh! Wow, cos'era quello? Era un camminatore quello per caso? Mi sembrava un camminatore. Ah no, ok. Vai. È ora di pagare il conto, ma non credo. Ah, allora, velocità, resistenza, difesa, critico, attacco.
andiamo. Ok. Perché non va? Ah, ecco. Sono sbagliato col pulsante. Oh, e che è? E mena? Oh. Ah, prossimo. Quindi quello era un nemico intermedio ora, questi grossi così. Che bello. Eh sì, era ora, è normale. Eh sì, iniziano a essere nemici molto più deboli ora. Ok, ora ci siamo invece con il nemico grosso proprio. Perché è ora. Guardali, oh. Agguerritissimi ora, eh. Vieni qua, do scappi, do corri. Guarda questo, ah. Ma senti, questo qui mi sta dando molto, molte noie, quindi. Pugno Metacon! Che non ha preso l'altro, però vabbè, dai. Quello che mi dà fastidio è che a volte mi mette l'aggro sui mostri grossi e altre volte no. Ma come parla lui? Quello più vicino forse aggra? Bummete! Ok, 14 su 14. Segnale di radar negativo, nessun nemico in vista. Bene, un'altra impresa memorabile. Spero che tu stia prendendo appunti, novellino. Possiamo riprendere le nostre ricerche nell'area. Ottimo lavoro. Che strano. Missione molto semplice questa. Oh, bella robina rango 10, eh. Bella robina di rango 10. Rango comune, raro, comune, però. Oh. Inizia a essere interessante, sì. Un secondo rogue di classe Megaton. Metterò a tappeto quel novellino per ricordargli di rispettare i veterani. Non è un po' prematuro pensare di essere un veterano? Sta zitto. Guardate più un po' voi tre, sempre d'amore e d'accordo. Lasciatemelo dire, non possiamo contare sugli aggiornamenti dei rogue per sempre. Come piloti dobbiamo lavorare per migliorare le nostre capacità in tandem. Esatto. Se volete migliorare le vostre capacità, andate dal parrucchiere della zona commerciale. Dal parrucchiere? È gestito dai miei subalterni. Da fuori è un parrucchiere come tanti, ma possono farti acquistare abilità usando simulatori e trasferimenti di memoria. Questa storia mi puzza tantissimo. È una trappola? Lasciati convincere una volta tanto. Pensi che ti farei mai del male? Può essere. Ho fame. È normale sentirsi affamati dopo un combattimento. Con tutta la fame che ho potrei mangiare 3 ciotole di tempura. Ah! Ecco il vero volto del male. Maledizione, slegatemi, sono vostro alleato! Non farmi ridere. Normalmente ti avremmo giustiziato per aver attentato alla vita della principessa. Ma la principessa, in tutta la sua bontà, ha deciso di risparmiarti. Arshem. Quella era la figlia della regina? Ringrazia solo di essere ancora in grado di respirare. Ancora questo con i bulli, oh, mamma mia, poverino. Avresti fatto meglio a comportarti bene e a darmi il portafoglio. Non capisco perché, ma c'è qualcosa nella tua faccia che mi fa impazzire. Bacialo. Beh, avete organizzato una festa senza invitarci? Chi diavolo siete? Gli alleati della giustizia. Siamo qui per mantenere l'ordine pubblico. Eh? Prendi questo. Ah!
Che succede qui? Una rissa! Bene! Veniamo davvero da due mondi diversi. Andiamocene da qui. Aspetta, te pista! Attenzione, eh. Non vogliono arrendersi. Ehi, lanciami! Eh? Forza, fallo e basta! Yeah. Eccolo che arriva, calcio Yamato! Io ti conosco. Ora mi porterai al nascondiglio dei KJ. KJ? King e Jokers. Re e buffoni. È così che si chiama la sua gang. Come fai a conoscerlo? Ero in rapporti con loro. Non ha scelto il suo posto una donna anziana. Era troppo occupato con il suo telefono. Sono sceso dall'autobus per fargliela pagare, ma lui ha chiamato i suoi amici. E questi tu li chiami rapporti? Beh, sono dei rapporti. Ad ogni modo, sai cosa mi hanno detto l'ultima volta? Devi sapere che questa città è il nostro territorio. Il boss odia i furfanti vecchio stampo come te più di ogni altra cosa. Furfanti vecchio stampo? Mi piace. Va al diavolo. All'epoca volevo fare una visitina al loro cosiddetto boss. Ma meglio tardi che mai. Andiamo a conoscere questo tuo boss. Chi è che bussa? Cos'è? Non ne hai ancora avuto abbastanza? Non sarà necessario. Eh? Ho già individuato la posizione del loro nascondiglio. Missione completata. Ho attaccato un trasmettitore ai suoi amici. È un edificio abbandonato nel vicolo. Davvero? Bella mossa. Allora, prima di andare da questi scansafatiche, andrò a fare la missione che non ho fatto prima, perché pensavo fosse quella giusta da fare, quella di livello 6. E tu dici, ma come ti viene in mente? Rango 6 contro un rango 3 ti pare quella giusta? E ci avete anche ragione, però pensavo che era quella, perché c'era un punto esclamativo, che ne so. Ah, ma ci sono anche delle missioni secondarie, niente male. Allora facciamo anche stirpe di V. Partiamo, perché sennò l'episodio viene davvero cortino cortino. Di botte non ce ne sono state abbastanza, quindi... Ah! Ok, fortissimo! Non ho fatto caso al nome del robot. Sinceramente, non ricordo come si chiama. Ah, no. Vabbè, era storto proprio. Colpa mia. Oddio! Guarda questo! Quanta bella robina che dà! Mamma mia, come mena! Che armi abbiamo? Armi normali, ok. Perché però mi sposta dall'altra parte? Bello però, guarda che bello che è. Mamma mia. Poi come vola! Pattina proprio bene, che bello! Andiamo!
E che ci fa questo a noi? Che ci frega? Wow! Yo-yo elettromagnetico. Bello così, grande! Mamma mia! Mamma mia, che bello! Ma è bellissimo! Puoi chiamarmi in qualsiasi momento, tesoro, ti sopporterò con calma e tranquillità. Ma guarda, non credo di aver bisogno. Mamma mia, che bello! Lance gemelle. Più 100 di potenza d'attacco. Wow! Legendary. Combattler V. Epic. Bella questa! Provo ancora con la stirpe di V. Dai, mi è piaciuta tantissimo la missione. Ah, però con i nostri rogue proprio. E vabbè, dai, ci sta. È ora di scatenarci. Eh già. Vai, let's go. Ah, ecco il cargo, va, che porta bei pezzetti di roba, va. Hoppla! Ti è piaciuto questo? A me i nemici! Sono tosti questi ora, eh. Iniziano a essere tosterelli. Wow. Ancora? Dai. Bene, bene, bene. Presi pochi, eh. Però dai. Wow, che è questo? Ehi! Che forza! Nuovo? Un altro camminatore, vabbè, non mi interessa il camminatore, se permetti. Mamma mia! È andato. Non credo mi abbia toccato. Un momento, tutto qui. Che delusione. Eh già. Puoi ben dirlo. Spada di ferro, potenza più 100, perforacciaio, potenza più 100. Buono! Ok, 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 volte... Ok, ci siamo ragazzi!
Posso fare il Voltes? Oh mio Dio! Che bello! No, vabbè. E queste sono leggere. Conviene fare le missioni, queste cose secondarie. Conviene davvero tanto. Ad ogni modo, nel prossimo episodio andrò avanti con la storia. Siamo al capitolo 5 ora. Il laboratorio, dovrò controllarle tutte quante per conto mio, ste cose. Devo comunque sia vedere anche i rogue, devo dare una giustatina a tutto. Capitolo 6. Top. Aspetta, quindi il 4 e il 5 l'ho fatti tutti anche? Quindi i capitoli sono molto corti in realtà, ma poi devo anche metterci insomma un po' del mio, perché sennò si finisce subito subito. Ad ogni modo, ripeto, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, è stato un bellissimo episodio anche con l'aggiunta del Voltes, o come si chiama in italiano, sinceramente ora ho proprio un vuoto di memoria. Ad ogni modo, in descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare sui vari social. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!